L'Ontario Provincial District Council di Liuna, il sindacato Laborers International Union of North America, la più dinamica, aggressiva e progressiva unione sindacale del Nord America, con il presidente Joseph Mancinelli ed il business manager Cosmo Mannella, in cooperazione con la Local 183 ed il business manager Jack Oliveira ed il comitato direttivo e la Local 506, rappresentata da Carmen Principato e l'intero Executive Board. Sono lieti di presentare... Soccer City, quando il calcio è emozione, rabbia, sfida, competizione, tifo, campanilismo. Un incontro settimanale dove gol e interviste, dibattiti, analisi e commenti, botte e risposte diventano il nostro punto d'incontro. Soccer City live ogni lunedì sera alle ore 17. Una cordiale buonasera, benvenuti quindi all'appuntamento settimanale con Soccer City. Tante le cose anche quest'oggi che bollono in pentola, parleremo logicamente di questo campionato sempre più spezzatino, si è conclusa qualche minuto fa Fiorentina-Verona, parleremo della vittoria della Juventus in quello che poteva essere forse l'ultimo match clou che aveva una qualche valenza per lo scudetto contro la Lazio, parleremo del derby Inter-Milan, parleremo anche e soprattutto della crisi che attanaglia i Toronto FC e poi dulcis in fundo la Formula 1 con la Ferrari ed un ospite speciale direttamente dall'Italia. Ma partiamo subito con la buonasera Maurizio, la buonasera Patrizio. Buonasera. E Patrizio, c'hai i risultati e quanto accaduto quest'oggi? Sì, rapidissimi con questo posticipo della 31esima giornata di Serie A. Il Verona ha vinto a Firenze 1-0, decisiva l'incertezza di Neto su tiro di Christodoulos. Arriva il marocchino Badi al 90esimo che firma questa vittoria per la squadra di Mandorlini. E noi sentiremo poi in registrata il gol decisivo. La Fiorentina ha sbagliato anche un rigore con Diamanti che si è fatto intercettare il tiro da Rafael che in precedenza aveva toccato Girardino provocando il rigore esattamente al 67esimo minuto. La Fiorentina rimane a 49 punti, il Verona sale a quota 36, oramai vede la salvezza quasi sicuramente. Si è giocato poi anche in B? In Serie B posticipo, 36esima giornata, al comunale di Chiavari, Virtus Entella, Pro Vercelli 0-0, niente di fatto, le due squadre restano nei play-out, niente vittoria per Alfredo Aglieti al debutto sulla panchina dei Liguri. Dei Liguri, bene. Maurizio è un po' triste, beh, sono cose che succedono purtroppo, sì. Il commento a questa giornata che non è che abbia detto molto poi, no, praticamente la Juventus praticamente ha consolidato questa vittoria del quarto scudetto di fila battendo sabato 2-0 la seconda in classifica la Lazio e fa un passo direi molto decisivo verso la conquista del quarto scudetto. Tevez ancora decisivo, caro Paolo, e anche sempre ormai capocannoniere sempre di più solitario della Serie A. La Lazio abdica dopo 9 vittorie consecutive e si arrende, diciamo la verità, ai più forti. Poi da segnalare invece il Napoli che continua a salire in classifica dopo il 3-0 ai danni della Fiorentina, batte con lo stesso risultato anche il Cagliari in trasferta e si candida concretamente a questo punto al terzo posto o se no addirittura per il secondo posto. Pareggio scialbo direi, caro Paolo, nel derby di Milano 0-0 e forse chi deve recriminare di più fra le due squadre è proprio l'Inter che si è visto appunto annullare un gol. Sono le proteste anche di Mancini, le sentiremo. Esattamente. E poi per quanto riguarda invece in coda, le ultime tre sembrano già spacciate perché a 7 giornate dalla fine il Cagliari, contestato e assalito addirittura dai propri tifosi, non riesce proprio a fare punti. Il Cesena, che pur ha fermato la Sampdoria ma ha conquistato solamente un punto a Genova, rimane molto indietro, e il Parma che addirittura in settimana ha avuto altri 4 punti di penalizzazione, povero Parma. E quindi che poi punto. Il punto che ha conquistato il Cesena sul difficile campo di Genova è stato vanificato, sì, dall'impresa dell'Atalanta che ha pareggiato all'Olimpico contro la Roma. Esatto. Allora andiamo in pubblicità, Alessandro Battaglia in regia, lo salutiamo affettuosamente, lui è contento invece per il suo Napoli che continua la rimonta, andiamo in pubblicità e poi sentiremo com'è andata Fiorentina-Verona. Active Green Ross per i migliori pneumatici invernali e non solo, di Ralph Chiodo, oltre 70 centri in Ontario al vostro servizio. Peel Chrysler, where nobody beats a deal from Peel, al 212 Lakeshore West, il concessionario che offre i migliori modelli della Fiat 500 al miglior prezzo. Liuna, Labor International Union of North America, distretto provinciale dell'Ontario, con i sindacati 183 e 506. È così semplice. Vieni a trovarci, assaggi il vino e lo compri solo se ti piace il gusto e naturalmente il costo.
Milan Winery, la mia e la vostra cantina. 6811 Distill Avenue West, 416-740-2005. Questa settimana la famiglia Cataldi vi offre spalle intere d'agnello 6,99 la libra, sottospalla di vitello 4,99 la libra, salsicce ricetta Cataldi 3,49 la libra, uva Muscatel 2,49 la libra, angurie senza semi 4,99 l'una, pomodori ciliegia 99 centesimi la libra, crotonese calabrese Mastro o Tremonti 9,99, candeggino Old Dutch 49 centesimi, sì 49 centesimi, Cataldi Fresh Market a Market Lane in Woodbridge, dove la tradizione continua. Casa Toscana è il posto dove trovare l'olio extravergine d'oliva Toscano DOP. L'olio viene direttamente dalle fattorie della famiglia Vitali, situate nel cuore del Chianti Classico. Casa Toscana, vi portiamo la Toscana a casa vostra, al 16 di Main Street West a Grimsby. Mare Monti Seafood, un ambiente elegante e familiare, cibi unici, c'è il live entertainment in fine settimana per ogni pranzo di famiglia, di lavoro, per party o riunioni. Chiamate, prenotate, vi do il numero di telefono, è il 289-657-9915, ripeto 289-657-9915, Mare Monti Seafood di Franco e Carmelo, al 4040 di Stills. E a proposito di Franco e di Carmelo, mi dispiace, sono tifosi dell'Inter e quindi continuano il loro momento di crisi. Possono rifarsi con i banchetti, è tempo di battesimi, cresime, comunioni, approfittatene, Mare Monti su Stills. Allora andiamo, Fiorentina-Verona, risultato sicuramente a sorpresa. Due i momenti topici della gara, il calcio di rigore fallito dai Viola, il gol in piena zona Cesarini degli Scaligeri. Jankovic prova il retropassaggio per Rafael, pallone che finisce in mezzo tra Rafael e Pisano, e in mezzo ci si mette anche Gilardino. C'è lo scontro tra Rafael e Gilardino e allora opportunità dagli 11 metri per Alino Diamanti per portare in vantaggio i suoi. Alino Diamanti contro Rafael, la parata di Rafael. Si rimane sullo 0-0, azione che prosegue con Salah. Salah prova a mettere in mezzo, la chiusura della difesa del Verona, parata di Rafael su rigore di Diamanti, equilibrio che resta, la prende male Borja Valero. Il pallone proprio per il greco, il suo stop, la conclusione, la parata in due tempi di Neto e poi la rete di Obadi per il vantaggio del Verona. Al 45esimo Verona in vantaggio, incertezza difensiva della Fiorentina sulla ripartenza immediata del Verona, incertezza anche da parte di Neto sul tiro non certo irresistibile di Lazaros Christodoulopoulos, il più lesso di tutti. E così la Fiorentina è alla seconda sconfitta consecutiva, poi comunque giovedì c'ha l'impegno in Europa League, anzi vogliamo ricordare questo, Patrizio, ne approfitto con te per ricordare perché è un metà settimana particolarmente impegnativo. Molto, no? Importantissimo. Allora, domani iniziamo con la Champions League, con due partite davvero importanti come Barcellona-Paris Saint-Germain, 1-3 al Parco dei Principi, poi Bayern Monaco Porto, 3-1 il Dodragao con grande protagonista all'andata, Trivella Quaresma, che lo ricordiamo, ex Inter, che lo chiamano Mustang al Dodragao. Poi mercoledì 22 c'è Monaco Juventus, ricordiamo la Juve parte dell'1-0 con il rigore di Vidal, Real Madrid Atletico Madrid 0-0 al Vicente Calderon, partita che sarà molto spettacolare, sì, e accesa. Poi andiamo in Europa League rapidamente con queste partite. Partiamo anche dalle altre con il Bruges Dnipro 0-0 all'andata, poi c'è Fiorentina Dinamo Kiev, si parte dall'1-1 con la rete di Babacar al 90esimo e tante occasioni fallite, mamma mia. Poi Zenit San Pietroburgo Siviglia che deve rimontare 2-1 in Spagna e Wolfsburg Napoli con l'1-4 Napoli praticamente in semifinale, una partita che non dovrebbe avere storia. Sei ottimista, Maurizio, e giustificami queste due sconfitte consecutive della Fiorentina. Allora, io penso che Montella abbia deciso di puntare sull'Europa League, lo dico perché mette sempre in campo anche la formazione di stasera, c'erano tanta gente, giocatori che non avevano nemmeno Lazzari, esatto, faccio un nome su tutti, Lazzari, bravo Patrizio, che non aveva mai giocato e ora addirittura titolare, quindi secondo me il turnover va fatto, però forse è stato un po' eccessivo.
poi la partita di Napoli forse è conseguenza anche dell'eliminazione, certo, del 3-0 con la Juventus, quindi insomma. Sei ottimista comunque per giovedì? Sono ottimista, però stiamo attenti, perché comunque in casa noi facciamo fatica, Paolo. Si gioca meglio fuori casa, non so perché, ma è una cosa... Detto questo, altra pausa per la pubblicità e poi parleremo di quanto accaduto sabato, Juve-Lazio, parleremo del derby con due graditissimi ospiti. A fra poco. Soccer City, a fra poco. Neve e ghiaccio sulle strade? Nessun problema, c'è Active Green & Ross, i migliori pneumatici per tutte le stagioni, nessuno vende per meno, garantito. La sicurezza sulle strade è fondamentale e parte da tutto da un ottimo pneumatico. Parola di Ralph Chiodo di Active Green & Ross. Telefonate al 416-255-5581. Il patronato ACAI è a vostra disposizione negli uffici di Rustic Road e il servizio è assolutamente gratuito. Avete problemi con la pensione? Volete sapere se avete diritto al supplemento? Avete lavorato in Italia o in altri paesi e non trovate i contributi? ACAI è la risposta ai vostri problemi. Chiedete di Maria al 316 di Rustic Road, telefono 416-245-4343. Presso il patronato ACAI opera anche l'ufficio di consulenza per pratiche legali con l'Italia, procure, atti notarili e quanto altro vi serva, comprese le pratiche per i beni fruttiferi postali e il loro incasso. Are you looking for a career change? Want to work with your hands and get paid to learn? Then contact the International Union of Painters and Allied Trades, District Council 46, and get started as a painter, a drywall finisher, glazier, or other skilled trades. Earn excellent wages, benefits, and pension. Contact us at 416-630-9604 or at iupat.on.ca. Number 7 Honda e Joe Zanchin, titolare dell'Automotive Group, il supermercato dell'automobile, vi invitano a visitare il loro ampissimo showroom con ben 7 concessionari sotto un unico tetto. Acquistate la vostra nuova Honda da scegliere fra i tanti modelli a disposizione. Joe Zanchin e Number 7 Honda hanno appena festeggiato i 40 anni di attività ed offrono da sempre prezzi eccezionali alla propria clientela. Fate gol anche voi! Visitate Number 7 Honda alla 5585 adottata numero 7 a Bonn. E rieccoci in trasmissione. Allora partiamo subito, dato che abbiamo, che Patrizia ci ha fatto il quadro degli impegni europei tra mercoledì e giovedì in Champions and in Europa League, partiamo da quella che è la partita più importante, sicuramente la trasferta della Juventus a Monte Carlo. Si parte da una vittoria 1-0, anche ottenuta in un modo un po' rocambolesco. Le prospettive sulla carta non dovrebbero essere proibitive per i bianconeri. Colleghiamoci con Vinovo, dove la Juventus ha sostenuto un altro allenamento. Sentiamo le ultimissime dall'inviato della Mediaset. Sì, buongiorno, diciamo che la preparazione è più che mai nel vivo perché la squadra è ancora in campo, una seduta cominciata attorno a mezzogiorno, presa di visione di qualche filmato relativo e studio dunque dell'avversario il Monaco, e poi ovviamente si è già entrati nelle prove tattiche. È un po' azzardato parlare di formazione, anche se insomma qualche idea sui giocatori che andranno in campo ce l'abbiamo. Possiamo dire che a sensazione si darà continuità al 3-5-2 che ha ben figurato contro la Lazio, quindi è stato un buon viatico in vista della partita contro il Monaco. Allenamento che dovrebbe terminare entro una mezz'oretta circa, allenamento che verrà replicato poi domani alle 14.30 sempre qui a Vinovo, come uso e costume quest'anno della Juve di allenarsi comunque sul proprio terreno, quindi poi partenza per Monte Carlo e successivamente conferenza stampa domani sera alla Louis II alle 19.50 circa. Allegri, un giocatore che ancora deve essere designato. Facciamo un attimo il punto sui eventuali recuperi a lungo termine, però stiamo sempre parlando di questo. Non mi sbilancio su Asamoah e su Romulo. Vi posso dire che per quanto riguarda Pogba verranno rispettati i tempi di recupero, dunque 50 giorni erano stati previsti, 32 ne sono passati, ne restano 18, calcoli alla mano, dovrebbe essere a disposizione per il 10 maggio Juve-Cagliari. Come dire che queste gare di campionato gli serviranno per essere al top della condizione per la finale del 7 giugno di Coppa Italia. È tutto per il momento da Vinovo. E questo era il servizio appunto da Vinovo, vigilia di Juventus, di Monaco Juventus, ti parterà domani.
Patrizio c'ha qualche altra notizia. Sì, c'è un'altra notizia. Stop per Arturo Vidal a 48 ore da Monaco-Juve, ritorno dei quarti di Champions. Centrocampista cileno non si è allenato oggi a Vinovo per un attacco di tonsillite acuta. Solo domani mattina verrà valutata la sua disponibilità a partecipare all'allenamento del pomeriggio. Vabbè, ma uno anche se ha le tonsille arrossate o infiammate può giocare, no? Ma non respira bene. Non respira bene quando, durante la fase di gioco. Ecco, ha parlato il farmacista. Il farmacista, sì. Allora fatemi dare la buonasera al primo ospite di Soccer City questa sera. È un ospite un po' particolare perché molti tifosi sportivi di Toronto, del Canada, di tutto il mondo lo hanno visto ieri in collegamento da Woodbridge con la giostra del gol, la trasmissione della Rai che ci porta il campionato di Serie A. Ed è un personaggio caratteristico perché è laziale di nascita, quindi è nato nel Lazio.